Nome? Danilo De Santis. Che rapporto hai con la morte? Una grandissima curiosità. Riesco a pensare forse ad altro, a parte il sesso. Il tuo sogno erotico? Essere trombato da Sailor Moon mentre un nano si frusta e guardandoci. Il tuo comico preferito e perché? Carlo Verdone. Perché forse la mia passione è nata guardando le sue commedie, cioè, compagni di scuola che conosco a memoria e anche Maledetto il giorno che ti ho incontrato. Da compagni di scuola, quando lui va a parlare con il padre della moglie perché è andato alla festa con questa liceale, una sua allieva, e viene tanato dalla moglie perché il padre di questa ragazza l'ha visto dalla finestra, e quindi si incontrano alla nave e c'è questa scena storica tra il padre di lei, della moglie, e Verdone. Aviero, guardami bene in faccia. C'ho la faccia da santo io. C'ho la faccia da santo. No! Non son santo manco io. Ma pure io alle tatua bianche, nere, gialle, maroni, davanti, de dietro, sulla sedia, a ginocchio, a pecoroni. Però, al primo campanello d'allarme, zac, un taglionetto. E lo sai perché? Non lo so perché. Perché la famiglia è sacra! La pazzia più grande che hai fatto per amore? Prendere un aereo l'11 settembre del 2001 mentre crollavano le torri gemelle e tutti fuggivano dagli aeroporti di tutto il mondo, ma io avevo deciso che dovevo andare a riprendermi la mia ex e lei mi disse sì, torniamo insieme. Io sono tornato a Roma convinto di averla recuperata questa situazione e lei non è mai più tornata. Che lavoro fa tuo padre? Faceva il gioielliere, aveva una gioielleria, poi gli hanno sparato. Non è successo nulla, nel senso che non è morto, adesso lui è sopravvissuto a questa rapina. Fa il rappresentante di ceramiche. E veniamo al provino. Dimmi, signore, il pranzo è servito, come lo direbbe Belen Rodriguez. Signore, ho detto, il pranzo sta servito, eh? Un ubriaco. Il pranzo è servito. Un serial killer. Il pranzo è servito, ok. Salutaci con un insegnamento di vita. Ragazzi, fate ciò che sentite di fare, o anche il contrario.